Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dei pronostici della Serie A. Siamo arrivati alla 31esima giornata e so benissimo che venerdì di solito li faccio il giovedì, ma sono ancora febbricitante, quindi cioè, già è tanto che sto facendo i video perché credetemi, ieri stavo proprio malissimo. E cominciamo subito con la partita di domani, la partita di sabato. Con Benevento Juve, allora io credo che la Juve abbia perso con Real Madrid, dimostrando un gap ancora evidente con le big d'Europa, però sono anche convinto che in Italia sia la più forte e credo che la Juve domani, se non sottovaluta la partita, andrà tranquillamente a vincere a Benevento. Metto il 2 alla Juve anche proprio perché la Juventus ha appena perso con Real. Insomma, vediamo se cioè, ci sarà voglia di riscatto. Alle 18 spalla Atalanta. Attenzione, la partita è molto importante per entrambe le squadre. Metto la vittoria dell'Atalanta, ma sicuramente è una partita importante anche per la SPAL perché vale tanto a livello di salvezza. Alle 18 c'è sempre Roma-Fiorentina. Bella partita questa con la Fiorentina che in uno stato di forma ottimo. La Roma ha appena perso male col Barcellona. Staremo a vedere, anche qua io credo un 1x per la Roma, però è una bella partita, una partita che andrà vista volentieri. Alle 20:45 il derby, Sampdoria-Genova, qua insomma non si può mai fare un pronostico giusto su un derby, l'unica cosa che dico qua è che mi giocherei l'1-2, quindi vittoria o da una parte o dall'altra. Alle 12:30 di domenica Torino-Inter, io credo che l'Inter vincerà. Vincerà e continuerà una striscia positiva che dura da un po'. Torino si fermerà perché anche avendolo visto bene col Crotone, io credo che comunque sia vero, l'ho visto bene col Crotone, ma oggettivamente ho visto bene una squadra contro, cioè ho visto bene una squadra contro un Crotone che ha combinato tutti i colori, quindi secondo me vedo l'Inter nettamente favorita. Proprio a proposito del Crotone, c'è cioè Crotone-Bologna domenica alle 15 e qua vedo favorita proprio il Crotone perché mi aspetto una reazione d'orgoglio. Quindi 1x Crotone. Verona-Cagliari. Se non si esonera Pecchia metto l'X2 per il Cagliari perché il Verona senza, cioè, con Pecchia il Verona va su in Serie B e sono sicuro di questo, quindi X2. Poi Udinese-Lazio alle 18, però prima c'è Napoli-Chievo, volevo lasciarla per l'ultimo Napoli-Chievo. Dipende molto anche dalla presa della Juve, è chiaro che se la Juve dovesse non fare punto e Benevento, il Napoli avrebbe una voglia e una forza di ribaltare tutto e quindi vincerebbe tranquillamente col Chievo. In caso di insuccesso della Juve, è chiaro che il Chievo, cioè in caso di successo della Juve, è chiaro che il Chievo, insomma, ha bisogno di punti, non è messo bene il Chievo. Quindi io credo che il Napoli alla fine vincerà, però non è così scontato, quindi 1x non è scontato però. Soprattutto perché il Napoli non è in un momento facile, anzi. Alle 18 Udinese-Lazio, e qua l'Udinese potrebbe fare la sorpresa, visto che è un po' di partite che perde, però... scusate, la Lazio comunque è più forte, quindi metterei 1x. Scusate, X2, non 1x, la Lazio gioca a Udine. X2. E Milan Sassuolo alle 20:45, io qua metto l'1 perché penso che Sassuolo non le vincerà tutte, credo che col Milan perderà anche perché il Milan è due partite che non vince e avrà voglia di riscatto. Ragazzi, questi erano i miei pronostici per la 31esima giornata, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!